Benvenuti e benvenute, sono Green Vanship e siamo arrivati al sesto episodio di Data Wing. Dunque, abbiamo già percorso un bel po' di strada da quando abbiamo iniziato, ora vi faccio vedere. E eccoci qua, vedete, ne abbiamo superati un bel po'. Ora, non ricordo, credo che dovremo affrontare fase, circuito, completa un giro entro 10 secondi, gravità per 2. Ok, ah, ci sono le zone che ci permettono di accelerare. Ok, bene, ce l'abbiamo fatta, al primo tentativo. Perfetto, andiamo avanti senza esitare. Adesso il muro... Wow, qualcosa di strano sta accadendo. Credo che qualcuno abbia dirottato i miei permessi di accesso. Aspetta, questo è un classico modello di accesso di un malware. Un malware? Penso ci sia un virus nel sistema. Ma sei tu il virus? I virus sono ammaliatori. Diranno qualunque cosa pur di poter ottenere ciò che vogliono. E vogliono sempre ferire il mio bellissimo sistema. Non fidarti di nessuno. Guarda, di te non mi sono mai fidato. Poco ma sicuro. Allora, replica, raggiungi l'uscita, hackera il payload. Allora, digita esattamente 27 oppure 0x1B, se preferisci. È un carattere di escape che mi darà un po' di spazio per muovermi. Va bene, dobbiamo... Allora, 24... 20, no... 26, 27. Bene, abbiamo hackerato il payload. A questo punto, pam, abbiamo iniziato benissimo, cioè 2. Ah, ma ho notato ora, ogni volta che andiamo a colpire qualcosa, cambiamo il colore. 5, 6, ho perso il conto, ne ho scontate 6, ma sono sicuramente di più. 7, 8, 9, 10, 11. Oggi ho una guida, un ubriaco guida meglio di me. Allora, va bene, adesso prima porta superata. Pam! Ah, c'è la forza che ci spinge verso il basso. Allora, proviamo a sfruttare un pochino. Ok. E datti un po' di spinta. Perfetto, abbiamo preso la chiave. E ora ce l'abbiamo fatta. Allora, ho parlato troppo presto. Ho parlato troppo presto. Allora, fino a qui ci siamo arrivati. Manca una chiave sola per raggiungere l'uscita. Cos'è questa cosa? Aia. Dove sono passato? Dove sono riuscito a passare non lo so nemmeno io come ho fatto. Aia. Cos'è questa cosa? Non riesco a manovrare, ragazzi. Cioè, sono ubriaco sul serio. Qui ho una guida da ubriachi che... No, beh, è bruttissima. Cioè, noi superiamo... No, è brutta. Finalmente, ragazzi, ce l'ho fatta. È stata durissima. È stata durissima. Però ce l'ho fatta fino alla fine. Alla fine ci sono riuscito.
Bene, raggiungi l'uscita. Ti starai probabilmente chiedendo chi sono e che ci faccio qui. In realtà sono una fuggitiva. Per quanto riesco a ricordare, ho dovuto fuggire da un sistema all'altro. Sono vista come un pericolo perché sono stata creata per rubare dati. È un keylogger praticamente. Questo succedeva una vita fa, ovviamente. Sono obsoleta ormai, bloccata da qualche parte tra malware e abandonware. Non posso continuare a correre, sto cercando disperatamente di ritagliarmi un'esistenza qui. Speravo di poter fare di questa la mia casa. E non posso farlo senza il tuo aiuto, Triangolo. Ok, quindi lei è un keylogger, cioè, oppure un malware del genere. Qui, allora, non è mica facile perché dobbiamo arrivare primi. Oh, prendi il file, ok. Dobbiamo arrivare primi, ma so già che sarà dura perché qui le pareti non ci permettono di guadagnare velocità. Ci schiantiamo contro la parete e basta. Che non è bello. Finalmente, ce l'ho fatta. Ok, è fatta. È fatta. Ah, aspettate, c'è il file. Allora, praticamente la guida Sunshine, è seriamente il suo nome, vuole che spendiamo 20 minuti per appuntare e riflettere sui nostri sentimenti. Sfortunatamente le voci erano giuste. Il campo di prigionia d'arte non ha internet, è brutale. Il sentimento che sto provando è: mi sento in colpa per aver litigato con mamma prima di andarmene. È solo che so che sta facendo del suo meglio e che mi ama, eccetera, ma mi tratta come una bambina piccola. Vincere l'argomento è tutto quello che conta. E non mostrare debolezze, l'amo davvero. Quando mi arrabbio sembra automatizzato, primitivo forse. Penso di aver seriamente ferito i suoi sentimenti. Ho coinvolto papà in tutto questo. Ho letto troppo lentamente. Vabbè. Imposta il payload esattamente su 0B10011100. Poi goditi i fuochi d'artificio. Ok, allora facciamo così. Perfetto, raggiungi l'uscita. Gravità per 3. È difficile. È difficilissimo. È difficilissimo. Oh beh, però quando superiamo determinate aree non possiamo più tornare indietro, cioè non è che veniamo spinti nella zona di prima, per fortuna. Prendi il file, perfetto. Lasciati trasportare dalla corrente, bene. Ragazzi, se non riesco a leggere in tempo il contenuto dei file, voi dicevo, non dovete fare altro che mettere in pausa il video e continuare nella lettura. Cercherò di essere un pochino più veloce comunque nella lettura senza mangiarmi le parole. Cavoli, è difficile, ragazzi. È difficile. Dai, mantieni un po' la rotta, solo un pochino, perfetto. Va bene, ce l'abbiamo fatta. Una fatica. Quindi, quelle gemme che madre ti dà, perché le collezioni? Ma guarda, me lo chiedo anch'io dall'inizio del gioco, non prenderla male, le cose brillanti sono fantastiche, anch'io sono una fan del brillante. È solo che, e poi almeno spendere, a cosa servono? Cosa ti permettono di avere? Un bel niente, quello è quello. Ho visto molti sistemi triangolo, tipo un sacco. Tra tutte quelle che ho visto, quelle non fanno parte di nessuna delle specifiche di sistema. Quindi cos'è che mi ha dato madre esattamente? È un pochino inquietante. Guarda, ti
Lo so, credimi, lo so perfettamente. Suppongo che abbiamo un nostro accordo. Tu lavori per soddisfarmi in cambio di gemme brillanti. Sei talmente motivata da non chiedere nulla. La tua esistenza è così semplice, bellissima in un certo senso. Tu non sei gravata da richieste utente, violazioni di sicurezza o accordi di sistema. Semplicemente lavori. Penso di essere gelosa. Ho il file. Bene, leggiamo. Sono qui da un po' di giorni ormai, non è così male come mi aspettavo. Ci sono un sacco di altri dotati qui. Alcuni sono molto interessanti, onestamente. Alcuni sono ultra stramboidi, come si fanno sembrare mainstream. Non ho dormito molto la scorsa notte e ho realizzato che tutti i bambini crescono fino a vedere i loro genitori come imbroglioni. Ipocriti, i genitori non sono quello che fanno, sono solo bambini spaventati che aspettano di passarti le redini della loro stessa vita. L'alba mi ha fatto sorridere. Ho sorriso con quello sciocco, genuino sorriso che odio vedere in foto. Letteralmente non ricordo l'ultima volta che ho sorriso così. Ho fatto un quiz di personalità ieri. Non mi è piaciuto il risultato e l'ho rifatto. Questa volta ho risposto con ispirazione. Ah, quindi la ragazza praticamente sta cambiando un pochino idea, cioè si sta ambientando nel luogo in cui è stata mandata dai genitori. Queste zone di frammentazione sono estremamente pericolose. Quando ti trovi dentro una zona di frammentazione, sopravvivrai solo per un breve lasso di tempo, sarai anche del tutto incapace di muoverti. Pianifica cautamente i tuoi movimenti. Cavoli, raggiungi l'uscita in 40 secondi. Quindi. Ah, è questa la zona di frammentazione. Ah, la frammentazione, dunque. Credo sia. Quando appunto si frammentano i file. Non avete mai fatto la deframmentazione disco? Ecco, credo che le zone di frammentazione siano una di quelle zone in cui i file, fra virgolette, si rompono. Bene, bene. Raggiungi l'uscita in 20 secondi. Vabbè, noi l'abbiamo fatto in 26, siamo stati bravi. E un altro file. Affacciati al futuro, modellazione della struttura facciale dell'utente. Allora, affidabilità sistema. Allora, caucasico, femmina occidentale, allineamento con dati sociali racimolati. Modellazione emozionale dell'utente, sconforto, decrescente, ansia e o panico. Decrescente, rabbia, costante, focus, crescente, felicità, costante, piacere, non pervenuto. Raccomandazione pubblicitaria mirata all'utente. Non lo so, non ho capito bene il significato di questo messaggio, però lì c'è il prisma, quindi siamo abbastanza vicini alla, come si dice, alla meta. Di conseguenza direi che per oggi comunque ci possiamo anche fermare qui. Grazie per avermi seguito, spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace, commentate, condividete, trovate in basso il link dei miei social e noi ci vediamo più avanti. Ciao a tutti!